Amici telespettatori, eccoci con Polifemo, una puntata incentrata prevalentemente sull'assemblea pubblica organizzata da USB relativa appunto a quello che sta succedendo per quanto riguarda le graduatorie degli assunti in, con ArcelorMittal, degli altri lavoratori mandati in cassa integrazione, criteri non rispettati, varie anomalie, varie stranezze, insomma una situazione davvero particolare. C'è poi tutto il rebus relativo anche alle categorie protette, agli invalidi in buona sostanza. Insomma, l'USB ha voluto fare il punto della situazione dando risposte ai lavoratori e tracciando quello che sarà il percorso in sede giudiziaria per far sì che i diritti dei lavoratori siano rispettati secondo quelli che erano gli accordi appunto ministeriali. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, un'assemblea per fare il punto della situazione, una situazione davvero incredibile, non cambia niente nonostante una sentenza. Sì, allora diciamo che stamattina di fronte a 400-500 lavoratori abbiamo acclarato il fatto che ArcelorMittal prima ha preso in giro il sindacato e i dipendenti, adesso prende in giro anche la magistratura. Un po' rischioso, no? Sì, lo faremo rilevare perché guarda, è vergognoso che il giudice dice guarda che la polifunzionalità, quei criteri generici che tu hai indicato non sono criteri di carattere oggettivo, poi ti vedi come dire delle classifiche parziali, tra l'altro discrezionali, perché ci sono lavoratori a cui è stato tolto un figlio, altri a cui sono stati aggiunti, lavoratori che risultano in una classifica piuttosto che in un'altra, anche le logiche, no? Come faccio le classifiche? Tutti i manutentori insieme? No, a seconda di come mi conviene. Voglio far fuori quello e lo metto in quel gruppo. Personaggi scomodi messi da parte. Ma sì, penso che è emerso dall'assemblea che c'è un sacco di gente, come dire, che ha avuto gli handicap fisici. Quindi il problema delle categorie protette. C'è una dicitura che loro mettono sul ore, cioè loro usano una dicitura in cui dicono che la persona non è valutabile per un handicap di ore lavorate. Quindi non si è andato a lavoro, quella dicitura compete soprattutto quei lavoratori che hanno subito infortuni, che sono rimasti in attesa per mesi se non per anni di ricollocazione, perché erano loro che li dovevano ricollocare, e a un certo punto dicono non ti posso valutare dal punto di vista professionale, anche se hai le competenze, i criteri e quant'altro, è un punteggio elevato, perché non hai ore lavorabili nell'ultimo periodo. Sciocchezza, oh. C'è il tentativo di mascherare quello che è veramente successo, ma lo diciamo ufficialmente, lì si sono messi davanti, a un certo punto si sono fatti un ragionamento, hanno detto vabbè, buoni, cattivi, quelli che danno fastidio, quelli che non danno fastidio, quelli con gli occhi azzurri, quelli senza capelli. Questo è stato. Si aprirà un nuovo fronte giudiziario? Ma sì, ora diamo battaglia su tutto e per tutto. Io l'ho detto pure oggi, un ragionamento di buon senso sarebbe stato sedersi, valutare le esigenze nostre che sono chiare, quelle di dare, ristabilire come dire, un criterio non discrezionale, ristabilire i diritti dei lavoratori. Da parte di Arcelor, come dire, eravamo disponibili a fare un ragionamento, come dire, no, pure anche non immediato, no? Ci siamo già al tavolo, vediamo qual è la tua esigenza, tentiamo come dire, di trovare una quadra e di distendere il clima. Perché lo dico, più si va avanti, più si alza il clima. È incandescente. Eh beh certo, perché a un certo punto quando i lavoratori hanno la certezza, ecco, quando leggono quelle cose che sono uscite sulle spiegazioni delle classifiche si sentono presi in giro. Ci sono tanti lavoratori che si incazzano, ma mi incazzo pure io stesso, no? Perché mi sento doppiamente preso in giro. L'USB c'è e le altre forze sindacali? Non lo so, non mi interessa onestamente. Io credo che si commenta da solo il fatto che non hanno preso una posizione negli ultimi 60 giorni. Io dico che il sindacato rappresenta i lavoratori, polemiche con gli altri non ho voluto fare, però questa è la classica storia dove stai o con i lavoratori o con l'azienda, e uno che non prende posizione con i lavoratori probabilmente sta con l'azienda. Anche qua mi rivolgo, come dire, sia a Mino che a Marco. Noi abbiamo inviato una prima comunicazione, perché voi sapete che c'è una legge in Italia. Noi abbiamo fatto tra l'altro un accordo con un soggetto, lo voglio ricordare a me stesso, che ha
avuto una serie di agevolazioni rispetto all'acquisizione di IVA non indifferenti, sono stati fatti 12 decreti, come dire, affinché Minta potesse prendere lo stabilimento di Taranto. Non mi pare che nei 12 decreti c'è scritto che può fare a meno dell'applicazione di leggi sul lavoro che sono previste in Italia. In Italia c'è la legge sulle categorie protette, noi abbiamo chiesto ufficialmente a loro il dato, non ci hanno mai risposto, l'abbiamo riproposto all'interno del comunicato dicendo quanto è il numero di lavoratori in categoria protetta che ha entrato la fabbrica, perché per noi, a noi risulta che per legge ci dovrebbe essere il 7% del totale degli assunti che dovrebbe essere un padrone che deve protetta. Noi abbiamo riscontrato un'altra cosa che abbiamo denunciato. Abbiamo riscontrato che la stragrande maggioranza delle persone che sta fuori, in tantissimi casi in realtà, è gente che ha buttato il sangue, ci ha rimesso la salute su alcuni impianti, è stata trasferita perché ne ha patito le conseguenze fisiche e a un certo punto si trova fuori perché nei reparti in cui è stata collocata è uscita fuori la dicitura valutazione competenze professionali non valutabili per insufficienza di ore lavorate, che è quello che ho detto prima, cioè subisce un infortunio, a un certo punto ti mette a casa in attesa di ricollocarti. Io faccio un esempio per tutti. No, momento, ho impostazioni che ho detto. Perfetto, faccio un esempio per tutti, su questa decisione, che ho già fatto altre volte. Anthony Antico è uno che è stato un anno e mezzo a casa, non perché ha deciso di stare lui a casa, perché è stato messo a casa dove aveva avuto un tumore al cervello e l'azienda aveva l'obbligo legislativo di spostarlo dalla CEIA. Poi te lo mettono in una posizione... Tutte e tre la poi giustificano la fuoriuscita di Antonio Antico come attività collaterale che non sappiamo neanche che cos'è. Cioè noi sappiamo che lui stava lì al magazzino a fare esattamente quello che facevano tutti gli altri magazzinieri. Quindi da questo punto di vista, l'ho detto anche qua, e quanto ci riguarda noi terremo fede a quello che abbiamo comunicato. Partiremo adesso con tutte le denunce perché non ci fermiamo. Guardate, lo dico così, impressione personale. Io credo che loro giocano sul fatto e noi dobbiamo essere bravi, uno, non perdere le staff, due, non cominciare a andarci addosso uno con l'altro e tre, non creare divisioni. Perché loro che ragionamenti sono fatti? Escono con le classifiche, sanno che siamo persone in carne e ossa e sanno che abbiamo emozioni, abbiamo i figli, abbiamo la famiglia, c'è la disperazione della quotidianità purtroppo. C'è la questione morale, c'è la questione della dignità, sanno che tanti di loro, come dire, non reggono lo stress. Io prima ho nominato alcune persone, ma potrei fare un elenco di persone che hanno preso un incentivo, non perché avevano bisogno di prendere i soldi e andare via, perché a un certo punto non ha retto la pressione psicologica dell'ingiustizia subita per essere stato messo fuori dalle classifiche. Ho nominato prima Lorenzo Sabatino, che è stato uno di quelli che, e tant'è vero che poi in classifica esce come il primo del suo reparto, cioè quello con punteggio più alto, con quattro figli, uno dei pochissimi che si ritrova fuori. Loro che fanno? Nella classifica poi lo raggiungono come esonato, cioè uno che ha preso un incentivo. Il problema è che Sabatino è stato messo fuori il primo di novembre e la classifica esce a maggio, dopo che il 31 di gennaio Sabatino è andato via per disperazione. Così come Pierangelo Pernini, un altro lavoratore con quinto livello, con carichi familiari e tutto, messo fuori giustamente da queste classifiche, è emerso che aveva un punteggio alto, eppure lui a marzo ha preso il 142, quindi loro giocano su questo. Probabilmente, come dire, allungando i tempi, sanno che noi dal punto di vista nervoso molleremo, quindi o aspetteremo, stando zitti, a un certo punto andremo a prendere l'incentivo per chiudere questa storia. Una giocata pigliata la sorte. Non dobbiamo fare il gioco che loro ci vogliono far fare. Loro stanno tentando di far scattare dei meccanismi per andare, come dire, ad azzerare completamente il battente di 1.660 persone che oggi è il bacino dei dipendenti che stanno in AS. Noi dobbiamo dare dimostrazione di essere più forti di loro. Sono giochetti, dalla loro lo so, c'hanno il tempo, c'hanno i ritardi, questa cosa, no? Non ha senso. Da queste classifiche emerge che ad oggi tra i 200-300 lavoratori possono già inviare il ricorso per criteri, come dire, non rispettati e quindi potrebbero chiedere reintegro. E parliamo della metà del personale, perché l'altra metà non compare. Allora io mi sono fatto un ragionamento, ho detto ma come? Le richieste di reintegro che sono pervenute a noi saranno estate, voglio esagerare, in totale 300-350.
c'è la gente come dire che 293. Quando noi diciamo a loro, guarda, comunque ti mancano 130 persone da assumere tramite l'accordo sulla chiusa ministeriale, perché in quell'accordo si dice che al primo di gennaio in tutto il gruppo devi assumere 10.700 persone. Cosa è successo? È successo che a Milano, a Novi Ligure, in alcune aziende, in alcuni pezzi di azienda, in alcuni stabilimenti di Arcelor, non c'è più capienza. Cioè a Milano mancano 60 persone, ma non c'è nessun bacino disponibile a Milano per prendere queste 60 persone. Non ci sono lavoratori in AS in pratica. Quindi il ragionamento nostro è stato, vabbè, spostiamo queste persone sullo stabilimento di Taranto, che ha raggiunto il 8.200, e facciamo un ragionamento di buon senso. Noi abbiamo dato disponibilità a sederci al tavolo a ragionare e dire, vabbè, quanti sono adesso? 130? Noi abbiamo una lista di 300. Non so, faccio un esempio. Che problema c'è? Non li vuoi assumere tutti adesso perché c'è la crisi? Ti diamo la disponibilità nell'ambito dei casi urgenti, facciamo rientrare i casi più urgenti, gli altri magari fra 6 mesi. Facciamo un accordo che tiene insieme gli interessi di entrata. Non hanno voluto. Io mi sono meravigliato perché anche qua, dico, è meglio fare un accordo e evitare centinaia e centinaia di cause con risarcitori e quant'altro, e comunque mettere nelle condizioni più psicologiche, perché l'altro dramma è questo, che loro non riescono a capire, ecco perché secondo me stanno facendo ragionamenti ad esclusione netta. Tolto il sottoscritto, che ho fatto la sfonza dal primo giorno, e lo so, perché purtroppo sono così, qua in questa mattina, sacrata maggioranza di loro, sono lavoratori, come dire, che hanno dato il culo in quella fabbrica. Gente che si è alzata la mattina, è andata a lavorare per 20 anni, per 21 anni, per 22 anni, che nelle condizioni anche peggiori, come dire, ha comunque contribuito a portare avanti il lavoro di quella fabbrica, le condizioni, come dire, non sono propriamente condizioni belle della fabbrica. È chiaro che nel momento in cui mi riservi un trattamento di questo tipo e mi impedisci di rientrare in maniera bonaria dopo che ti ho sollevato il problema della discriminazione, è chiaro che rischi di far scattare un meccanismo che può produrre un risultato negativo anche per ArcelorMittal. La domanda che mi faccio io è se il Valerio del Saverio Farino della situazione, Gino Grassi, che sono grandi lavoratori, a un certo punto rientrano tramite un'azione legale, con quale spirito andranno a lavorare all'interno della fabbrica? Cioè, perché questa ostilità? Perché questo muro? Perché questo atteggiamento, come dire, quasi... Ti rifiuto. L'impressione che sta avendo è che lì il ragionamento è stato: facciamoci la squadra per fare la produzione e teniamo fuori tutti coloro che possono nuocere allo schema che noi abbiamo, che non è quello che abbiamo concordato in sede ministeriale. Anche qua, come dire, noi abbiamo più volte chiesto anche alla politica in generale di prendere una posizione, di chiarire. Pure qua io non mi sono mai permesso di questo video, non sono uno che dà addosso alla politica, cerco di non lavorare di solito. L'altro giorno però mi è scappato anche rispetto al Consiglio Comunale, io ho detto, cioè, non è possibile che anche qua il Consiglio Comunale di Taranto una cazzo di posizione non la prende. Cioè, ma anche per chiedere, no, per dire, manda una lettera a Mittal, dice scusa, ci possiamo vedere 5 minuti, mi fai capire che cosa hai combinato? E magari facciamo un incontro magari con i lavoratori, con le parti sociali che rappresentano i lavoratori, e vediamo di riuscire, come dire, a trovare una soluzione. Cioè, ci saremo accontentati di questo. Quindi da questo punto di vista noi ci organizzeremo in questa maniera. Il modo l'avvocato dice a prescindere. Facciamolo, come dire, compilare ed inviare tramite PEC, tramite la nostra PEC a tutti i lavoratori. Mario faceva una battuta, mi raccomando, mi chiedo un modo, no, scappate dagli altri sindacati. L'altra cosa, organizziamoci così. A partire da oggi pomeriggio, sia nella sede a Talsano che in quella a Taranto, quindi da oggi pomeriggio, ma faremo sia mattina che pomeriggio, vi potete recare, documenti di codice fiscale, ci firmate il documento e lo inviamo tramite PEC. Distribuiteli. No, noi praticamente qui abbiamo, lo vogliamo fare subito, quindi nel giro di 5-6 giorni inviare tutte le PEC. Poi in questa PEC che cosa chiediamo? Chiediamo il reintegro entro 7 giorni, pena, come dire, l'azione legale che Mario ha detto prima. Quindi è l'ennesimo, come dire, tentativo che stiamo facendo per dire ad ArcelorMittal stringi. Lo dico e lo riconfermo, se ci convocano,
rispetto a tutto quello che ci siamo detti oggi, la nostra proposta, malgrado tutto quello che è successo, sarà comunque una proposta aperta. Cioè, nel dire, c'è la disponibilità a fare un accordo, come dire, a trovare soluzioni che possono tenere insieme le esigenze vostre e quelle dei lavoratori che in questo momento vengono prima. Se c'è la volontà, io rinnovo, come dire, la volontà, la disponibilità a fare un accordo che secondo me sarebbe la cosa più sensata, perché aiuterebbe tutti, come dire, anche ad abbassare i turni. Anche perché c'è gente, come dire, che ha avuto talmente una botta a livello psicologico che a un certo punto comincia a fare ragionamento e dice quella fabbrica non ci vuole più entrare. C'è anche gente che sta ragionando in questa maniera, è stato, come dire, di rabbia, ti viene di dirlo. Ecco perché, al netto adesso della questione, io lascio la parola a Nino e poi successivamente a Marco, perché l'altro elemento fondante di tutta la questione è sta benedetta integrazione. Lo dico, nello schema nostro c'è un pezzo importante che rientra in fabbrica perché ne ha diritto o tramite un eventuale accordo, il resto dei lavoratori che, dal mio punto di vista, non ha senso tenere fermi, come dire, a casa. Ecco, lo dico così, mi ha fatto piacere l'altro giorno. Un lavoratore mi ha detto una cosa, dice: frate, io non sono abituato la mattina a non fare un cazzo, andare al bar, sedermi là e a non fare nulla, mi voglio rendere utile. E le cose belle di questa storia, non ci accusate di sfruttare i lavoratori, che alcuni di voi ci hanno chiesto di venire a darci una mano, come Manuel Balbisano, per esempio, ci sta aprendo la sede a Taranto, come dico, in maniera del tutto gratuita, lo dico. Cioè, questo è sintomo di che cosa? Del fatto che non c'è solo l'elemento economico, ma anche quella sensazione di sentirsi utile, di fare qualche cosa, quindi di produrre per il bene comune. Dignità, bravo. Perfetto, dignità, almeno la nostra, diciamo, che una cosa possiamo dire, non è in vendita. Ho detto già l'intervento che facevo in prefettura con Emiliano e il signor Coraggio, perché noi la macchina ci voleva alzare per andare a lavorare, non andare a fare. Quindi, detto questo, io spero che riusciamo veramente oggi a dare uno scatto in avanti rispetto alla questione dell'integrazione, perché veramente metteremo nelle condizioni tanti lavoratori di Ilva e Naes di rendersi utile, di avere, come dire, un giusto riconoscimento a livello economico, ma di metterci soprattutto nelle condizioni anche di andare a migliorare tutta una serie di questioni in città. Lo dico, da quando è nata questa idea, diciamo che ho incominciato a guardare con occhi diversi tanti pezzi di città, c'è tanto da fare. Se noi avessimo oggi quell'opportunità, io direi che in 10 minuti noi veramente porteremmo 50, 100, 200 lavoratori sul quartiere d'Amburi, perché ci sarebbe da fare, come dire, tanto per migliorare la condizione di quel quartiere. E noi possiamo essere, come dire, lo strumento della politica per dare una risposta, come dire, a tutti i cittadini che tra l'altro vivono una condizione uguale alla nostra, una condizione in cui subiscono purtroppo gli effetti di quello stato di morte. Quindi io cedo la parola a loro e vi ringrazio. Avvocato Mario Soggia, legale dell'USB. E allora cerchiamo un po' di comprendere cosa non è andato nelle graduatorie. USB ha contestato le graduatorie, c'è stata una sentenza, ora di nuovo le graduatorie, nuove graduatorie, però, come dire, sembra che questa sentenza non sia stata in buona sostanza applicata quanto a criteri. In buona sostanza, le anomalie che voi continuate a ravvisare. Ieri siamo rimasti sorpresi nel leggere le graduatorie che sono state pubblicate da Mittal per ordine del giudice del Tribunale di Taranto, in virtù del fatto che ancora una volta Mittal ha indicato come criteri di scelta generici concetti di polifunzionalità o di valutazione di certificazioni e abilitazioni, senza specificare di quali certificazioni parlando, di quali abilitazioni. La sorpresa nasce dal fatto che il dottor De Napoli del Tribunale di Taranto, della sezione del lavoro, aveva condannato per condotta antisindacale Mittal proprio per l'adozione di questi criteri così generici, e nella sentenza, nel suo decreto, nel suo provvedimento parla proprio di genericità dei concetti di polifunzionalità e di ricorso a generici concetti di abilitazione e certificazione, senza rendere verificabile quanto detto.
Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, lei ha partecipato a questo incontro organizzato dall'USB, il sostegno della Regione ai lavoratori ILVA, ai dipendenti ILVA in AS. Non soltanto i corsi di formazione professionale, ma stiamo lavorando per quanto riguarda un'integrazione oraria attraverso dei lavori di pubblica utilità che possano essere utili non soltanto ai lavoratori per dare un indennizzo, un aumento della loro retribuzione che come sappiamo è di 1000 euro al mese, ma anche e soprattutto poter aggiustare, poter migliorare le città Taranto, ma non soltanto Taranto, attraverso piccoli lavori di manutenzione che terrebbero impegnati per alcune ore al giorno i lavoratori, dandoli non soltanto l'integrazione salariale ma anche la dignità del lavoro, perché penso che sia mortificante stare, e sono certo che è mortificante stare molti giorni, molti mesi, molti anni a casa senza fare niente percependo l'indennità. L'impegno c'è. E la certezza che terminati questi 5 anni per questa gente ci sarà una esistenza lavorativa. La speranza è quella. Noi continuiamo a lavorare anche facendo pressione politica, diciamo, sull'orientamento delle scelte della fabbrica, chiedendo e facendosi carico della realtà tarantina. Taranto ha dato tanto e sarebbe giusto che questi lavoratori, almeno chi volontariamente vuole rientrare, potesse rientrare al lavoro. Tra le altre cose, non tocca a me dirlo, lo dirà certamente l'avvocato che ha seguito la vertenza, sono stati fatti dei piani di classifica che assolutamente non tengono conto di tanti elementi, sono sbagliati, non sono fatti bene, molti lavoratori sono assenti. E quindi praticamente, nonostante una sentenza del giudice, a 60 giorni di tempo ci troviamo ancora con un pugno di mosche in mano. Grazie. Noi... Abbiamo detto da molto tempo, io mi rendo conto che è complicato, e ovviamente... Se state qua e se si sta giocando la partita è grazie al ricorso che questo sindacato ha fatto. Se non ci fosse stato quel ricorso, a cui pochi hanno creduto, al 99% oggi non si stava parlando di queste cose. La partita è riaperta grazie a quel ricorso che è stato fatto, grazie alla capacità professionale dell'avvocato Mario Soggia, grazie allo spirito indomito del segretario di questo sindacato e ovviamente grazie a tanti lavoratori che hanno sottoscritto e che sono andati in tribunale e che hanno anche testimoniato. E lo posso dire perché io in quelle 2 giornate sono stato per molte ore lì insieme a voi. Detto questo, perché io non devo discutere su queste vicende che non attengono e che posso fare soltanto il commento, e so molto bene che a voi vi interessa molto relativamente, perché quando si sta in una situazione di difficoltà, al di là della solidarietà, la solidarietà poi si trasforma con atti concreti, perché le parole belle durano il tempo della pronuncia e poi non rimane più niente. Su questa cosa io e il Presidente Emiliano, in una grande assemblea che abbiamo fatto all'interno della provincia di Taranto, ma non soltanto in quel luogo, anche in 2 riunioni distinte che abbiamo fatto all'interno della Task Force regionale per l'occupazione, che è un organismo pubblico a cui si siedono i rappresentanti della regione, i rappresentanti dell'amministrazione straordinaria erano presenti, il sindacato e quindi la delegazione, se c'è il sindacato c'è il lavoratore e la regione. Noi abbiamo preso l'impegno sottoscritto sulla questione, oltre che dell'avvio dei corsi di formazione professionale, che sappiamo bene sono dei piccoli palliativi, è inutile che ci prendiamo in giro, ma che stiamo provando a dare anche l'opportunità con una riqualificazione che possa andare anche oltre la possibilità della permanenza all'interno dello stabilimento, perché secondo me si scrive Mittal ma si legge ILVA, cioè il tema, il clima, la modalità di approccio nei confronti dei lavoratori e della città resta tutto sommato la stessa. Forse hanno una pronuncia più elegante, sanno dire qualcosa più in maniera più docile, ma gli atteggiamenti sono uguali a quelli che hanno
che hanno, come dire, messo in precedenza degli attuali proprietari. Detto questo, noi sulla questione dei corsi di formazione è stato approvato il bando nella riunione di partenariato attraverso tutte le organizzazioni di categoria che per legge bisogna fare. A breve, nella prossima giunta, probabilmente faremo il bando e poi si potranno candidare le scuole di ambiente di formazione professionale dove poter poi voi fare domanda, accedere ai corsi. Anche se, ripeto, questo è una cosa, è un palliativo, perché io so molto bene che ci sono lavoratori che forse ancora non hanno preso, o se l'hanno preso, l'hanno preso con estremo ritardo, l'indennità dei corsi di formazione che gli sono fatti l'altra volta. Rispetto all'integrazione, noi siamo disponibili, abbiamo i fondi in bilancio per fare questo e stiamo provando un'interlocuzione anche con il Ministero dello Sviluppo Economico per trovare la quadra, per trovare la modalità applicativa di questa cosa, perché trattandosi di un progetto particolare non è nelle esclusive competenze come i corsi di formazione professionale della Regione Puglia. Noi siamo disponibilissimi al confronto, all'incontro e a lavorare su questo tema. Rispetto al lavoratore che diceva se ci sono atti deliberativi altrimenti non ci serve, ripeto, atti deliberativi in quanto delibera di giunta regionale ancora non ne possiamo fare, ma ci sono i verbali delle task force regionali per l'occupazione che hanno e valgono quanto una delibera della giunta regionale, perché lì dentro c'è l'indicazione, tant'è vero che alla fine di quegli accordi, alla fine di quelle riunioni viene sottoscritto il verbale anche dai partecipanti. Noi siamo qui e ovviamente io non farò mancare personalmente, ma non soltanto per venire personalmente. Quando vengo qua, oltre a venire come Mino Borraccino, vengo anche come assessore regionale allo sviluppo economico. E se ci sto io su questa cosa, c'è la giunta regionale a sostegno di questa iniziativa. Io ovviamente non voglio fare polemica con il governo centrale. Dico che dobbiamo trovare una modalità operativa insieme, perché questo non è il momento della polemica, questo è il momento che il governo nazionale e il governo regionale devono mettersi insieme per trovare una soluzione rispetto ai lavoratori, come è stato fatto anche in altri luoghi d'Italia. Se è stato fatto in altri luoghi si può fare anche a Taranto. Io dico, a maggior ragione si deve fare a Taranto. Non è la prima volta che partecipo ad iniziative come questa, la settimana scorsa ero qua, in tribunale stavo qua, in altre iniziative ho sempre partecipato e ci sarà sempre la mia faccia che, ripeto, non rappresenta soltanto il sottoscritto, ma rappresenta la volontà della Regione Puglia di essere al fianco di questi lavoratori. Quando servirà la presenza di questa comunità ci sarà anche quella del Presidente. E ripeto, in questo momento, nel vostro interesse, è un suggerimento che do, non vedete, non dovete guardare da questa parte per chi rappresenta il governo regionale o per chi rappresenta il governo nazionale delle persone ostili. Bisogna provare a stare insieme con l'impegno del governo nazionale e l'impegno del governo regionale a sostenere questi lavoratori che hanno la schiena dritta rispetto ad altri invece che hanno trovato soluzioni, come dire, molto più comode e più facili da arrivare. Ovviamente, come ha detto Franco Rizzo, mantenere il gruppo unito. E soprattutto io ho chiesto a Franco mentre parlavo i tempi, procedere quanto più velocemente possibile con queste lettere che bisogna mandare. Io non so se le PEC, ognuno di loro ha una PEC, se non ha la PEC lo fa direttamente il sindacato, per poi poter dare gli strumenti nelle mani dell'avvocato che, siccome lo conosco da 20 anni, anche per motivi extra della politica, so molto bene che Mario Sorge quando fa le cause non le fa tanto per fare rumore, ma le fa per provare a vincere. È la dimostrazione che ha vinto e qui dobbiamo continuare a difendere i vostri interessi e i vostri legittimi diritti. Io sto qua e continuerò ad esserci. Grazie. Buongiorno a tutti. Premesso che oggi ho accettato soprattutto perché Francesco ci ha tenuto a sottolinearmi che anche in accordo con Mino, oggi non si fa campagna elettorale, oggi dobbiamo occuparci e capire realmente come superare questi momenti di difficoltà e soprattutto come tenere uniti il gruppo, perché oltre che essere un consigliere regionale sono una persona che ha vissuto negli anni
alcune problematiche con cui, che posso condividere con voi. La mancanza di dignità sul posto del lavoro è bruttissima quando mancano i diritti, quando c'è una situazione anche in famiglia che ti preme, ti spinge e ti può portare anche a fare la lotta con i tuoi compagni, i tuoi amici, i tuoi concittadini. Quindi questa premessa è fondamentale, spero che nessuno strumentalizzi questo momento, anzi al contrario, è stato detto anche da Francesco, spero che anche le altre sigle sindacali, i componenti delle altre sigle sindacali, gli operai, i vostri amici, capiscano che questa è una battaglia da portare avanti insieme e uniti. Io che vengo da Ginosa ho parlato con alcuni amici che hanno questa problematica, quindi il primo impegno con cui mi sono presentato è appunto partire da questa integrazione del salario ed essere utili, non alzarsi la mattina con quella tranquillità di avere 700, 800, 900 euro al mese e stare tranquilli forse di qua non so per quanto tempo, perché ci distrugge nell'anima la sola idea di stare senza far niente, si rovinano i rapporti in famiglia, si dà un brutto esempio ai figli, quindi sono consapevole di questo. Detto questo, oltre agli incontri che ci saranno con gli altri parlamentari, credo che sia importante quello che ha detto Francesco, bisogna mettere insieme tutti i livelli, il sindaco deve prendere questo impegno, la regione e il governo, bisogna comprendere, giusto per fare un passaggio su queste graduatorie, come sono state stilate, su queste relazioni che sono state fatte da parte di capi reparti e capiturno, e capire effettivamente come evitare di mettersi uno contro l'altro, perché quello è un grosso rischio, io lo temo perché ho vissuto, sto vivendo con il sindaco di Ginosa alcune vertenze sindacali molto importanti dove appunto rimangono fuori categorie protette con problematiche anche di figli con disabilità o altri problemi che non sto qui a elencare. Quindi credo che questo passaggio da parte mia è fondamentale, non ci deve essere nessuna divisione, qui non c'è nessuna campagna elettorale, non c'è nessuna strumentalizzazione e non bisogna contrapporre appunto un'esigenza maggiore dell'altra. Quanto più possibile dobbiamo essere obiettivi nel fare questo lavoro e per chi rimarrà fuori comunque andare verso quella dignità del salario e dell'occupazione durante il giorno, perché ci possiamo, credo in questo momento particolare in tutto l'arco ionico tarantino, ci possiamo mettere a disposizione della propria comunità, migliorare le nostre città in attesa che insomma ci sia un passaggio in avanti. Questo è quanto avevo da dire, grazie.